Salve a tutti, sono Gianluca Landi e voglio parlarvi oggi dei mercati under. Io come spot trader sono nato proprio con i mercati under e in particolare con lo scalping. Quindi il mio inizio e posso dire debattuto a questa tipologia di mercato. Poi negli anni seguenti, soprattutto con l'arrivo ai miei canali alert, mi sono spostato anche a fare i mercati over. Però ripeto, i miei mercati principali, migliori, sono i mercati under. Andiamo a vedere adesso quando puntare e fare cash out su un mercato under nel betting exchange. Io ho cercato di riassumere il tutto in quattro punti principali, però come sapete e come potete immaginare, ogni partita, ogni mercato è una storia a sé, quindi questi punti sono indicativi, ma poi dovete cercare di portare i punti, quindi estrapolarli e portarli nella partita corrente. Però soprattutto, ripeto, questi punti vi servono molto come base per iniziare e per capire meglio come muovermi nei mercati under. Andiamo a vedere subito con l'ausilio di una slide. Ecco, quindi quando puntare e fare cash out con un mercato under nel betting exchange? Abbiamo quattro possibili scelte di ingresso sui mercati under. Allora, l'ingresso quando può essere? 1, 2, 3, 1, 2 giorni prima, 3 giorni prima, perché è lì che incominciano a muoversi le quote prima che inizi il match. Quindi si fa una sorta di strategia pre-match. Si vanno a individuare delle quote, ok, per fare under 2,5 che siano troppo alte pre-match, che siano un po', come si dire, sballate. E si individua che la partita ovviamente deve essere una partita per under. Si può andare eventualmente andare a cercare delle partite che siano anche sbilanciate, quindi che siano da over, ma con un under 2,5 che è troppo elevato, e andiamo a sfruttare il decadimento temporale della quota prima che inizi il match. Tante volte cosa succede? Le quote partono under troppo elevate. Sono quote sbagliate e prima che inizi il match queste incominciano a scendere. Dovete tenere presente che se voi andate a fare un over 2,5 con una strategia che io punto l'over 2,5, poi aspetto prima che inizi la partita e mi vado a chiudere se il mercato è sceso. Il mercato over 2,5, quando inizia il match, cosa succede? Succede che questo incomincia a salire, a meno che le due squadre che iniziano a giocare incominciano ad attaccare continuamente pali e traverse, allora anche quel mercato sale. Però in generale il mercato over, quando inizia la partita, sale e il mercato under scende. Se voi volete, per esempio, avere poco rischio sul mercato, voi cosa fate? Fate un paio di giorni prima, 3 giorni prima, andate a puntare un under, che ripeto, dovete cercare di capire se questo è sbagliato. Nei prossimi mesi arriveranno degli strumenti su ScoreTrend che vi aiuteranno a cercare di capire quando una quota non è corretta. Quindi cosa fate? Puntate pre-match un paio di giorni prima, per esempio sul campionato inglese. Già il giorno prima, il venerdì, su partite giovedì sera, il venerdì, su partite che iniziano il sabato, le quote incominciano a muoversi abbastanza velocemente. Prima che inizi il match, potete o fare green up se siete dalla parte giusta, o fare red up, eventualmente, se ovviamente avete sbagliato il punto d'ingresso e se non volete rischio. Se invece volete spostarvi sul live, andate a vedere la partita, vedete cosa fanno nei primi minuti. Se non succede nulla, quando il mercato va dalla vostra parte, quindi voi siete entrati su una quota under 2,5 a quota 1,90 e il mercato è andato a 1,76, 1,75, 1,70, potete uscire. Questo se vi siete sbagliati, ovviamente, pre-match. Poi ingresso pre-match, quindi cosa succede? Volete fare un under 2,5. Vi studiate la partita, andate a vedere gli scontri, lo stato di forma di entrambe le squadre, lì testa a testa, andate a vedere la media gol, che siccome andate a fare un under 2,5, vi suggerisco che non sia superiore soprattutto ai 2,7 e soprattutto andate a vedere le ultime partite. Decidete di fare under 2,5, siccome appena inizia il mercato
la partita nella maggior parte dei casi comincia subito già, i primi minuti diciamo sta ferma e poi comincia a scendere. Tante volte si è andata a fare partita di non di cartello, non c'è poi il denaro e lettera per entrare, quindi la quota di puntata insomma decente di quella che c'era pre-match, e quindi rischiate di perdere già qualche tick in partenza. Quindi si fa pre-match, si punta alla partita pre-match e si cerca di seguire il match come va. Se vedete che non ci sono grosse occasioni, la partita è abbastanza ferma, lo potete guardare per esempio su Score Trend. Se avete un goal trend, esempio, minore di 70 o addirittura minore di 60, a quel punto potete stare sul mercato. Vi suggerisco massimo, massimo di stare e di uscire intorno al 30° minuto, se non ci sono stati ovviamente gol. Questo perché? Perché il decadimento temporale di un mercato under, ok, nei primi 30 minuti è lineare, cioè scende abbastanza velocemente, linearmente, quindi con un andamento, con il grafico, una linea retta. Dopo scende più lentamente. Andiamo a vedere la figura che ho fatto. Vedete, questo è un grafico under 2,5 senza gol. La quota, supponiamo che parta pre-match da 1,70, 1,80, 1,90, e nei primi 30-35 minuti, come vedete, la quota scende linearmente. Raggiunto il 30, 32, 35, dipende, ripeto, sempre dalla partita, dalla quota di partenza, dalle squadre che stanno giocando e come stanno giocando, inizia la quota a decrescere, ok? Non più linearmente, ma piano piano col passare del tempo. I primi 30 minuti la quota può scendere bene, 30-40 tick, e dopo, per fare l'altra discesa degli altri 30-40 tick, ci mette una sessantina di minuti. Quindi, cosa suggerisco di fare? Puntare l'under 2,5 pre-match o nei primi minuti di inizio della partita, così eventualmente vi evitate che sia segnato un gol nei primi minuti. Se non ci sono grandi occasioni, niente di che, uscite intorno al 30-35 minuto, che poi può essere 27-28, uscite in green up. In questo modo vi prendete già un'ottima caduta di quota e non vi portate nella seconda parte del primo tempo, dove si segna abbastanza, e nel secondo tempo. Perché, per esempio, se vi fanno un gol al 35esimo, la quota sale, ok? Se continuano ad attaccare e ne fanno un altro, a quel punto vi trovate veramente in condizioni, insomma, vi trovate negativi di parecchio sull'under. Quindi vi consiglio di fare questo. Dovete tenere presente, e poi lo vedremo in un altro grafico, che la quota pre-match dell'under 2,5, supponiamo 1,90, fanno un gol nei 45 minuti, quindi nel primo tempo, la quota ritorna al punto di partenza pre-match. E se fate i primi tempi, sapete che c'è circa un 70% delle partite che finisce under 1,5. Questo statistiche generali, poi c'è il caso specifico. Quindi è ovvio, è intelligente andare a prendere la prima caduta nei primi 30 minuti e non rimanere per andare a prendere più o meno gli stessi tick gli altri 60 minuti. Questa è, ripeto, la soluzione migliore per fare gli under. Poi, ovviamente, se sapete che la partita finisce under 2,5, ok, o se siete convinti, allora prendete tutta la quota sino alla fine. Ma siccome questo voi non lo sapete e dovete lavorare con un grado di rischio basso, questa strategia è una strategia buona. Cosa anche ho consigliato di fare, e questo l'ho spiegato nel mio libro, e chi l'ha fatto mi dice: Gianluca, grazie, è un'ottima strategia. Suggerisco di suddividere lo stake, esempio 100 euro, in 5 parti. Entrate con 20 euro con questa strategia. Se invece, se vi fanno un gol nei primi 15-20 minuti e non ci sono poi nei primi subito dopo 2-3 minuti che ha fatto gol, non ci sono attacchi dall'altra squadra, la partita ritorna un attimino calma, potete entrare con gli altri 4 volte lo stake. Quindi siete entrati con il vostro stake 100. Siete entrati con 20, entrate con 80. In questo modo fate presto a recuperare, essere in positivo, eventualmente uscire in red up. Questo non è fare una martingala, ma è prendere il vostro stake di partenza,
esempio 100 euro, che possono essere anche 10, dipende dal vostro stake, ve lo dividete, quindi non entrate con tutto lo stake, ne entrate con una minima parte, con circa il 20, e vi tenete il resto dopo. Ovviamente questa strategia si guadagna meno rispetto al resto, perché non entrate con lo stake di 100 ma con 20, ma è una strategia conservativa a basso rischio. Altra ipotesi, ingresso sul mercato under 2.5 dopo un gol tra il minuto 13, 15, 30, 35. Quindi la partita è da under, l'avete studiata, ha una media almeno inferiore a 2.70. Fanno un gol, andate a vedere come giocano le squadre dopo il gol, se vedete che la squadra che ha subito non comincia ad attaccare subito perché deve un attimino capire cosa fare, e la squadra che è passata in vantaggio non si ributta a fare il secondo, il terzo, il quarto gol, a quel punto potete entrare, non siete ancora entrati, potete entrare sul mercato under in quella situazione lì. E sapete una cosa, vediamo il grafico. Esempio, siamo intorno ai 10-15 minuti, vedete il grafico scende, fanno un gol, c'è un salto, quindi un salto, una del valore dell'under 2.5, quindi supponiamo sia andata a 1.60, mi va a 2.70, 2.80 e poi ricomincia a scendere linearmente e poi piano piano, come abbiamo visto nel caso dell'HT. Sapete che se c'è un gol HT, la quota all'HT va più o meno alla quota pre-match, quindi subito prima dell'inizio del match. Se è 1.80 andrà nell'intorno di 1.80, che poi può essere 1.90, 1.86 o leggermente più sotto, però sapete che più o meno va su quel livello lì. Tanti di voi hanno il problema che non sanno come si muovono le quote. Io vi consiglio, come abbiamo fatto tutti, di prendere un foglio di carta, vi scrivete, vi vedete delle partite, vi scrivete i minuti al zero, partite da 0 minuti, under 2.5 e a 1.90. Vedete dopo 15 minuti dov'è la quota e ve l'ho marcato su un foglio. Poi quando fanno un gol, vi scrivete il minuto del gol e andate a vedere dove va la quota. In questo modo cercate di capire le quote come si muovono in funzione del tempo e di un eventuale primo gol, secondo gol e terzo gol. Io per iniziare ho fatto così, mi prendevo i book di Betfair, ne mettevo diversi, esempio l'under 0.5 HT, mi mettevo l'under 2.5, l'1.5 e andavo a vedere cosa succedeva quando facevo un gol, anzi ci mettevo anche il 3.5, 4.5 e andavo a vedere e mi marcavo a ogni 5-10 minuti le quote di tutti i mercati. Quando segnavano gol mi andavo a marcare gli altri, così capivo come si muovevano le quote in funzione del tempo. Ho ancora qui con me tantissimi fogli di questi che non butto via, li tengo per il ricordo, perché insomma la memoria storica è sempre importante, cercare di capire cosa si è fatto e come si è fatto è importante. Ogni tanto li ho riguardato e ho detto guarda quanto studiavo, guarda quanto tempo dedicavo allo studio, è una cosa insomma che fa anche piacere ricordarla, perché i sacrifici che si è fatti per arrivare dove si è arrivati adesso. Torniamo quindi qui, e quindi potete sfruttare, come ho detto, il decadimento temporale. Ripeto, conviene farlo se è già una partita da under 2.5, perché ripeto, in questo modo lavorate con un grado di rischio più basso. Poi l'altra modalità di ingresso è lo scalping. Lo scalping potete entrare quando volete all'interno della partita. Ovviamente suggerisco di lasciare stare i primi 3-4 minuti del primo tempo, perché le quote si muovono poco, soprattutto se andiamo a fare l'under 0.5 HT, e può esserci un gol nei primi minuti che ci può cambiare il tutto. E poi la partita è abbastanza ferma. Poi dipende dal grado di rischio che avete, potete decidere quando entrare sul mercato, se la palla è a centrocampo, se non ci sono occasioni da gol, oppure dipende ripeto dal grado di rischio. Questo è un grado di rischio medio-basso. Se poi volete un grado di rischio più elevato, state sul mercato di più,
rischiate di più, ma potenzialmente guadagnate di più. Per fare scalping, prima di tutto, ragazzi, bisogna avere conoscenza assoluta del mercato, come si muovono le quote in funzione del tempo, avere dimestichezza con dei software, quindi essere veloci col mouse, essere veloci di testa, essere soprattutto concentrati e avere una gestione del rischio ottimale, quindi un money management perfetto. Dopodiché, ovviamente, bisogna sapere dove andare a vedere le partite, come fare, come si muove il book, perché all'interno del book, le quote si muovono in base anche alla psicologia di chi sta sul mercato, quindi degli sport trader, e lo scalper è soprattutto un ottimo lettore dei movimenti e quindi della psicologia delle persone e degli altri. Quindi capite bene che sui mercati under abbiamo diverse possibilità. E sta a voi cercare di capire qual è il mercato migliore. Come dico a tutti, ognuno deve trovare la propria strategia e la deve fare come un vestito su se stesso. Ci sono alcuni che sono portati per gli under, alcuni che sono portati per gli over. Dovete cercare di capire voi stessi qual è la vostra strategia e farne e diventare bravi soprattutto su quella. Se fate bene su una strategia è inutile andarne a provare mille altre. Vi saluto, settimana prossima ci saranno degli altri video, diciamo, di strategie e di concetti base, e poi passeremo a fare altri video su Score Trend e su altre cose eccezionali. E ripeto, tenetevi a mente più o meno la metà di settembre, la Dynamic Line Stats sta quasi raggiungendo la fine, sarà un qualcosa che scriverà la storia di questo sport. Lo vedrete. Ciao a tutti e al prossimo video.